Gli effetti collaterali del coronavirus si sono abbattuti su un'economia che già ristagnava prima della pandemia. L'edilizia, la locomotiva del PIL tricolore, ferma al palo con cantieri chiusi e l'impossibilità di ripartire imbrigliata tra norme di sicurezza e mancanza di liquidità. Come superare il virus economico? Se n'è parlato a conto alla rovescia nel salotto di Pasquale Damiani, l'imprenditore Marciano Ricci. Noi siamo l'unica nazione in Europa dove si pagano più tasse e più soldi per contributi. Le imprese stanno andando tutte all'estero, sono fallite dei colossi di imprese italiane, le imprese storiche che fanno l'impresa da 100 anni, sono fallite oltre 100 anni. Prima si fa la domanda alla politica italiana che cosa sta succedendo. Il sindaco di Montaquila ha bocciato senza appello le misure fin qui messe in campo dal governo Conte e sottolineato un paradosso tutto italiano, la possibilità cioè di accedere ad un prestito per pagare, magari tra qualche mese, le tasse allo Stato. Adesso io dovrei andare alla banca, io per passare cittadini, lei vuole le mie garanzie, vuole tutto e mi prende i soldi. Poi a maggio, giugno pago il contributo allo Stato. Ma chi ti paga? Ma prenditi terreni, case, prenditi tutte, prenditi l'azienda, prenditela tu. Tu mi fai dare soldi alle banche per pagare a te i contributi, ma tu sei matto. D'accordo con l'imprenditore molisano, il presidente della regione Donato Toma, che da economista ha detto la sua su una misura che così come è stata pensata non può funzionare. Io condivido molto quello che ha detto Marciano Ricci, anzi lo sottoscrivo. Non si può contrarre un prestito con una banca per pagare le tasse. Le tasse vanno pagate senza indebitarsi. Le tasse vanno pagate utilizzando una parte degli utili che si conseguono. È chiaro che in un momento come questo, dove gli utili vengono meno, il prestito deve servire per dare più benzina all'attività, per dare liquidità agli investimenti. Potremmo sospendere la riscossione dei tributi. Sospendere, non pagare, perché i tributi, se non li paghiamo, non possiamo poi ricevere dallo Stato i servizi. Debito su debito e magari crediti bloccati con debitore proprio lo Stato. Le aziende, per evitare di portare libri in tribunale, hanno bisogno di liquidità. Il professore Arturo Cancrini, docente dell'Università Tor Vergata di Roma, ha indicato quali misure possono essere adottate nell'immediato. Qui ci vogliono poche cose concrete. Le poche cose concrete sono possibilmente pagare i debiti che lo Stato ha nei confronti delle imprese, pagare gli stati d'avanzamento lavori, possibilmente anche in anticipo rispetto alla tempistica del contratto, e possibilmente anticipare alle imprese, perché c'è un sistema di anticipazioni e c'è una legge che la prevede, solo che il recupero di queste anticipazioni è molto veloce. Oggi per me, se vogliono dare liquidità, non bisogna fare prestiti restituibili, bisogna anticipare alle imprese il 20% di tutto quello che nel contratto dovrà essere ancora realizzato. In questa maniera le imprese possono ripartire da domani. Poi bisognerebbe rivedere il codice degli appalti concepito nel 2016, che non consente a chi lavora nella pubblica amministrazione di avere la serenità di sottoscrivere un atto per paura di finire in galera, complice una burocrazia che ingessa il sistema. Tanto ancora si deve fare e tanto ancora si farà anche col decreto aprile. È vero, siamo in ritardo. C'è un ritardo che è innegabile e che io sono convinta verrà, come dire, a breve ricomposto dalla volontà del governo di supportare le piccole e medie imprese, così anche le grandi. Sono perfettamente d'accordo con il professor Cancrini, anzi io a dire dico professore, sono nell'ottava commissione, quindi anche territorio, ambiente e opere pubbliche. Arriverà, sarebbe dovuta già venire la ministra De Micheli per parlare proprio del codice dell'appalto. L'emergenza Covid chiaramente ha sospeso ogni altra attività. Io approfitto di lei, della conoscenza di stasera, per cercare un aiuto concreto da lei per portare delle istanze che possano sburocratizzare ed evitare, no? Quello di cui lei ha parlato, il blocco. Collegato con lo studio anche il senatore Fabrizio Ortis, che ha difeso l'azione del governo giallorosso elencando le misure a disposizione delle aziende. 25.000 euro è il primo step, poi ci sono i prestiti fino a 800.000 euro,
garantiti al 90% dallo Stato e al 10% dal Confidi, e poi ci sono prestiti fino a 5 milioni di euro per ditte molto grandi, garantiti nella misura dell'80 e del 90, dal 70 al 90% dallo Stato. Noi stiamo parlando delle PMI, non dobbiamo mischiare sempre le carte. La PMI può andare in banca, riempire il modulo ed avere senza valutazione di merito 25.000 euro con la garanzia dello Stato.